In teoria, qualsiasi tessuto tra te e la pioggia che cade impedisce all'acqua di raggiungere la tua pelle, rendendola almeno parzialmente resistente all'acqua. In teoria, un giovane soldato, bocca aperta, testa nuda e la nuca bagnata nel fresco crescione azzurro, le nuvole di sangue salite dalla terra, in teoria le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri e il vento che copre il loro cuore. Perché gli usati treni porteranno i giovani soldati lontano a morire dalle madri. Le gocce d'acqua rotoleranno sulla mantella, sprigionando scintille come frotte di stelle in urto o il cozzo delle spade nell'aria di cristallo. Qualsiasi tessuto è un simulacro delle mura della carne trapassata dal ferro come dardi o spilli che tracciano nel cielo scie d'argento e carminio. Qualche pastiglia strana. Quelle per dormire e quelle per dimenticare, perché le danno ai fottuti tossici, senza uniforme. A noi lo dovrebbero dare, noi che lavoriamo sodo non pensiamo mai a rubare. In teoria, per ottenere un tessuto veramente impermeabile, i marchi sperimentano una varietà apparentemente infinita di tessuti rivolti verso l'esterno, nonché laminati o rivestimenti high-tech in costruzioni stratificate. Ma non sempre si deve credere a ciò che si può vedere. Ci sono segreti e tessuti che si rompono come bicchieri. Ci sono cose da far di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Thank you.
Thank you.